La Procura di Trani ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti sulla morte di una bambina di 9 anni morta a Trani il 3 giugno scorso. L'inchiesta è stata aperta dopo la denuncia della famiglia. Gli inquirenti, per far luce su quanto accaduto, hanno disposto anche l'autopsia su richiesta della famiglia e anche della ASL BAT, già chiesta per finalità cliniche all'Istituto di Medicina Legale di Bari. L'incarico dell'esame autoptico sarà conferito nella giornata odierna. Dai risultati arriveranno le risposte alle domande che i familiari si stanno facendo, ancora increduli per quanto accaduto. Da una ricostruzione, la bambina che frequentava la quarta elementare presso la scuola Beltrani pare abbia avvertito un malore la mattina del 3 giugno mentre si trovava a scuola. Riportata a casa dai genitori a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni, hanno chiamato il 118 che ha provveduto immediatamente a trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, dove però i medici non hanno potuto fare niente per salvarla, dichiarandone il decesso. Una tragedia che ha sconvolto la comunità tranese che si è stretta attorno alla famiglia. La bambina domenica scorsa avrebbe dovuto ricevere il sacramento della prima comunione. La scuola Beltrani nel frattempo ha deciso di annullare tutte le attività di fine anno in segno di lutto.